Ok, come mai siete qui per New Moon? Sì. Avete visto? Abbiamo visto gli attori, abbiamo preso gli autografi, bello, bellissimo. Avete visto il film, un pezzo del film? No, perché c'è l'anteprima adesso, perciò non abbiamo fatto in tempo a prendere i biglietti. Ok, cosa vi è piaciuto del festival? Tutto, no, io sono venuta qui anche per George Clooney e poi anche ho visto dei film, è bellissima l'atmosfera, è tutto fantastico. Io pure assolutamente, poi veramente ormai vivo qua, sto ogni volta che posso esco da scuola, poi magari ho coro qua e quindi rimango direttamente qua per tutto il tempo, insomma mangio qua, vado un po' in giro, è fantastico. Beh, io sono venuta qua perché mi entusiasma molto il fatto di vedere questi attori, sono venuta per incontrarli, per avere l'autografo, però non l'ho avuto. Ma l'attore preferito in assoluto? In assoluto Orlando Bloom. Ah, in assoluto? Mi piace Brad Pitt ovviamente, però anche gli attori di Twilight, tipo Robert Pattinson. Anche il libro avete letto? Sì, certo. Ho quasi finito il secondo, mi manca poco. Assolutamente, sono i miei libri preferiti, li rileggo in continuazione, proprio. Non l'ho portato fuori oggi perché pioveva, ho detto oddio magari mi si rovina. Sì, sono attaccatissima a questi libri, sono per me tutto, diciamo, non tutto, insomma, però sono molto importanti. Anch'io ho letto tutti e quattro i libri, mi piacciono troppo e infatti sono anche i miei preferiti. Mi hanno emozionato tantissimo, ho riso, ho pianto, ho fatto di tutto con questi libri. Grazie ragazze. Ciao. Allora, com'è questo festival? Ti piace? Io mi vado a morire. Che hai visto? Io non so i nomi, però un po' tutti e quattro. Ma di Twilight e New Moon? New Moon, sì. Mamma, hai preso gli autografi, hai fatto qualcosa? Sì, solo di uno, però ero mezza morte ed ero arrivata là. Aspetti. Ah, ma sul libro? Sì. Li hai letti? Sì, tutti e quattro. Brava. Io sono la sorella. Wow, bello, bellissimo. E quindi adesso tornate a scuola? No, adesso torniamo a casa e raccontiamo in giro. Brava, grazie. Ciao. Allora, sei di Roma, sei venuta apposta per il festival? Certo. Che hai visto? Ho visto i volturni di New Moon. Ti piace la saga, hai letto tutto? Sì, ho letto i libri, guardo i film, li adoro, va. Senti, ma autografi, sei riuscito a prendere qualcosa? No, mi interessa solo qualche scatto di fotografico, niente di che. Ok, grazie mille. Prego. Ciao. Allora, apposta qui per il festival? Sì, siamo qui per il festival per presentare un evento collaterale al festival. Di che cosa si tratta? Di un festival di video e sound design, cioè tutto ciò che fa parte della chiusura di una produzione cinematografica, i titoli di testa, i videoclip, produzioni video indipendenti e non, che hanno a che fare con il mondo delle immagini in movimento, non strettamente legate alla produzione di un lungometraggio. Il festival si chiama Viedram. Quindi è un festival per promuovere un'altra iniziativa. Qui abbiamo l'incontro stampa per promuovere questo festival che fa parte del circuito cinema. E parte oggi e finisce dopodomani e analizza soprattutto questo genere di produzione video digitale. Bene, bene. A parte questo, ha visto qualcuno, qualche evento in particolare? No, che perché sono appena arrivato. Quindi nemmeno i vulturi di Twilight? No, sono arrivato adesso, li ho persi. Dormirò ugualmente stanotte, ma li ho persi. E ha visto qualche altro film? No. No, non ancora, sono appena arrivato proprio. Secondo lei vincerà? C'è un film che secondo lei può vincere più degli altri? Non mi esprimerei, no, non so. Non so. Non ho idea di come funzioni, no. Facciamo sempre un po' fatica a ricordare qual è il film che ha vinto alla festa di cinema, Festival del Cinema, un festival che ogni anno si rimodella anche con il nome. Buon divertimento, grazie. Siete di Roma o siete venuti apposta per il festival? No, siamo di Roma. Siamo tutti di Roma. Cosa avete visto? Se qualche film, qualche evento, qualche attore? E per il momento ancora niente, siamo arrivati oggi adesso veramente per la prima volta, quindi ancora niente. Parteciperete adesso a qualche proiezione, qualche evento, oppure starete un po' in giro a vedere se incontrate degli artisti? Un po' tutte e due, vediamo un attimo se c'è qualche proiezione ci interessa. Ma sì, stiamo qua, facciamo un giretto, andiamo un po'. Niente. Tu chi vorresti vedere per esempio? Chi vorresti incontrare? Siamo venuti a vedere questa iniziativa dello IED, la scuola dove va lui. E adesso vediamo un po' cos'è, su montaggio, video. Vediamo un po'. Perfetto, grazie, buon divertimento, ciao. Signora, apposta qui per il festival? Sì. Ha visto qualche film, ha partecipato a qualche evento? Ne ho visti parecchi. Secondo lei qual è il più bello e quale invece vincerà?
No, questo non ho proprio idea, non ho proprio idea. Spero che vinca, però per motivi un po' indipendenti forse dalla cinematografia, spero che vinca Viola di Mare, perché è un bel film e il messaggio direi che in questo momento più che mai è interessante. Perfetto, grazie mille, buon divertimento. Allora, questo festival che film ha visto e quale secondo lei vincerà? Ma penso che vinca fra i film in concorso i film di George Clooney, perché è completo. Ho visto parecchi film, film che purtroppo non vedremo nelle sale, perché non avranno una circuitazione. Festival è il quarto anno che vengo, un bel festival, speriamo che cresca sempre. In qualità di? Io sono direttore artistico di un piccolo rassegna che si fa in Sicilia, si chiama Cine Nostrum, monografica. Quest'anno è stato con noi Nicola Piovani, l'anno scorso Carlo Verdone, ancora Bimo Morricone, Tornatore e Vincenzo Cerami. È un rassegna un po' particolare, un convegno con ospiti, protagonista e altri ospiti, e poi una rassegna, sette film in un'area archeologica bellissima, dove ogni anno vanno in media 300 persone, io ne porto 10.000 in una settimana. Abbandonate, vengono gli ospiti, vengono gli attori, c'è una bella rassegna. Certo, quindi niente a che fare con il Festival di Roma, noi siamo piccoli, ma cresceremo. Il Festival di Roma è uno strumento per... Sì, appunto, per conoscere, per praticare, per sono diversi amici. Grazie. Diversi contatti, grazie, grazie a voi, buon proseguimento. È stata una festa. Allora signora, qui per il Festival, lei è di Roma? Sì, no, io abito a Roma, sono di Parma. Quanti film ha visto e qual è quello che le piace? Direi L'uomo che verrà, che ho visto ieri. Perché? Beh, mi interessa molto il periodo della guerra, della resistenza, dell'occupazione tedesca, quello si occupa di Marzabotto, insomma in maniera molto poetica, e poi con delle scene straordinarie, insomma l'ho trovato bellissimo, però anche quello che ho visto adesso, cosa ha visto? Sempre sull'occupazione tedesca. Questo si intitola, oddio, guardi ne vedo tanti che non mi ricordo, ne ho visti talmente tanti. Lo vedremo nelle sale. Comunque, cioè, sì, questo qui si vede. Insomma, mi ha interessato molto questa indagine sul mondo. Per esempio adesso voglio andare al Metropolitan a vedere quello cinese. Io sono stata a Pechino da poco, però il cinema mi fa approfondire quello che ho visto così un po' in superficie. Ma secondo lei quale vincerà tra Io tutti? Io vorrei L'uomo che verrà. Perché mi è piaciuto moltissimo. E a parte i film, stare dentro la sala, ha partecipato a degli eventi anche con insomma un po' più gossip? Sono molto mondana, mi piace molto il cinema, ma in un modo serio, cioè anche quello a lei. Niente passerelle, non le interessa? Non mi interessano, guardi, oggi vorrei essere di ritorno per sentirmi Meryl Streep, però la conosco, insomma vorrei vedere, non ho visto nulla di lei perché li avevo già visti tutti. Però trovo che è stato un evento importante per Roma. Quindi tornerà anche l'anno prossimo. Sì, ma per me stare fuori dal mondo in altre vite, in altri mondi, insomma mi riempie. Sì, bene. Sono molto felice. Grazie signora, buon proseguimento, arrivederci. Allora signora, qui per il festival apposta in Italia? Sì, no, vivo qui. Ma dove viene? Da New York. Da New York. Mi piace Roma, il festival. Sì, ma questo festival è stupendo. Sì, è proprio la mia carissima amica da New York ha un film qui stasera. Ah, qual è? I Knew It Was You. Ah, ok. Quindi è in concorso o fuori concorso? Sinceramente non lo so, fuori secondo me, sì. Ma ha già visto altri film? Le sono piaciuti? Sì, ho visto Les Regrets e adesso vado di vedere The Last Ride. Qualche VIP, qualche passerella? Ma stasera sarà Meryl Streep per questo film. Per cui... Quindi vorrà vederla, le piace molto. Sì. Grazie mille, buon proseguimento.